È uno dei quartieri più caratteristici di Comiso, ma l'amministrazione comunale lo ha lasciato cadere nel dimenticatoio, così i consiglieri di opposizione Dante Di Trapani e Margherita Schembari con riferimento al quartiere San Leonardo. In questi 3 anni di amministrazione Spataro, proseguono i due consiglieri, nessun intervento, nessun controllo, nessun sopralluogo è stato effettuato in zona. Evidentemente questo comune preferisce puntare, peraltro in modo maldestro, solo sugli interventi di facciata, senza badare alla valorizzazione dei quartieri più interessanti e caratteristici. Ai due capigruppo dell'opposizione risulta anche che più volte i residenti abbiano denunciato lo stato di incuria e degrado nel quale versa il proprio quartiere, senza però ottenere in cambio nessuna risposta. Si notano soprattutto buche stradali mai riparate, scarsa pulizia delle strade, perdite idriche e soprattutto zero controlli. È ovvio, rimarcano Di Trapani e Schembari, che una simile situazione rischia di esporre questi cittadini anche ad episodi di illegalità diffusa, che possono trovare terreno fertile nello stato di abbandono in cui versa la zona. Pertanto si torna a chiedere all'amministrazione comunale di svegliarsi dal torpore e di interessarsi alla città. I quartieri, specie più antichi come quello di San Leonardo, concludono i due consiglieri, non meritano una simile trascuratezza.